Io penso tanto a voi. Hanno atteso 7 anni per incontrare il successore di Pietro, visita ad limina da Papa Francesco stamattina per i vescovi del Centrafrica, un appuntamento di solito quinquennale, ma che per questi presuli è arrivato con oltre 2 anni di ritardo a causa del conflitto che scuote la Repubblica Centrafricana. Siete chiamati a favorire il dialogo e la coabitazione pacifica fra gruppi di etnie e religioni diverse, dice loro il pontefice. Ad ascoltarlo una decina di vescovi centrafricani guidati dal presidente della conferenza episcopale che per 5 mesi ha ospitato nel suo episcopio l'imam locale, il quale temeva per la sua vita e si sentiva invece più sicuro a casa del vescovo. La situazione del Centrafricano non è una guerra religiosa. La nostra guerra, il nostro problema non è un problema, un conflitto religioso, ma ci sono i politici che hanno voluto usufruire della sensibilità religiosa per mettere i cristiani contro i musulmani, e siamo venuti anche a dire al Papa ciò che stiamo facendo, perché nel paese la Chiesa è divenuta come una madre che raccoglie, una madre che protegge, una madre che dà sicurezza, una madre anche che mostra la via da seguire. De garder la foi. La storia recente del paese comincia 3 anni fa, quando nel 2012 uomini armati in arrivo dal nord invasero la capitale. All'allora presidente Bozize, succeduta a Samba Panza, la prima donna presidente, cristiana ma considerata neutrale. Tuttavia resta Bozize la figura chiave del conflitto in atto a partire dal golpe vittorioso del 2003, seguito dalle altre 2 guerre civili del 2006 e del 2012, fino a quando, perduto l'appoggio di Parigi, Bozize dovette fuggire in Camerun nel 2013. A quel punto si fa largo il gruppo ribelle musulmano Seleka, che instaura una tirannia sanguinaria a suon di macete anche contro i bambini, a cui a fatica si oppongono i cristiani dei gruppi anti-Balaka. In un clima così instabile e violento, Francesco si recherà di persona a fine anno per il suo 11° viaggio internazionale, evento per il quale confida il presidente dei vescovi. Non solo la Chiesa, ma anche lo Stato centrafricano si stanno già preparando. La prima preparazione è spirituale. Ci prepariamo prima di tutto spiritualmente, perché il Papa viene come il successore di San Pietro. Ognuno ha bisogno di prepararci spiritualmente, e nel paese c'è una preghiera che è stata preparata e che è recitata in tutte le parrocchie come una preparazione spirituale. Ci prepariamo anche mettendo a posto alcune commissioni che si occuperanno delle questioni pratiche che sono legate alla venuta del Papa, come l'accoglienza, il protocollo, la ristorazione, il cibo. E ci prepariamo anche, essendo in legame con i politici, anche i protestanti, i musulmani, perché il Papa viene come pastore, come capo di Stato, e lui viene per tutti, e questo momento sarà un momento di gioia per tutti. Un momento partagato per tutto il mondo, perché il Papa è per tutto il mondo.